questo, vado a questo, è proprio brutto, però non so, ma no, ancora peggio. Aspetta, ma che stai combinando? Cioè, non scegliere, non devi guardare tu, che devo scegliere 5 vestiti più brutti di Carlita Dolce. Sto proprio indecisa, ragazzi, perché guarda, non so scegliere, cosa ti sta bastando. Cosa vuoi, ma perché in base in armadio? Chiudi, so. Tutto vorresti far vedere tu. Questo è leopardato. 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 Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua con un nuovo video delle vostre sorelle Manelle. Video speciale, ovvero, che l'ha pensato Nancy. Io l'ho pensato, e che video è? I 6 vestiti più brutti di Carlita Dolce. Oddio mio, non ce la faccio. Io ho pensato, ragazze, mi vendico, vi faccio vedere tutti i vestiti brutti che lei si mette e che io sono costretta a subire, a uscire con lei con quei vestiti. Ma solo 6 poi, quindi diciamo che sei clemente. Ah, perché prima, se avete visto il pezzettino iniziale, sono stata un'ora a cercare un vestito brutto così, perché erano tutti brutti secondo me. Scherzo, vero, no, vabbè, non neanche poi tanto scherzi, vabbè. Comunque iniziamo a far vedere questi vestiti brutti, che poi non lo so, vabbè. Vabbè, secondo me, secondo i miei gusti sono un po' brutti. Che vediamo voi da nonnina, vediamo cosa ne pensate. Prima è questo, ragazze. Vabbè. Guardate la fantasia di questo. Vabbè. Questo leggings leopardato fucsia giallo e nero. È bellissimo. Cosa capisci? È bello. Senza parole, cioè, non so, uno dove va vestito così con questo coso? Nella giungla? No, in palestra. In palestra così. Sì. Ah, è bello. Sì, nello sport delle liane. Per arrampicarti sulla bello, liana. Ma dai, non capisci nulla. Secondo me è bruttissimo, raga. Poi che ci metti sopra? Una maglia fucsia? Sì, esatto, fucsia o nera. Cioè, veramente bruttissimo, ragazzi. Bello, mi piace tanto. No, questo è il quinto piace. Posto, deve questo arrivare fino al primo. Fuso della giungla, vi piace? Ecco qua il secondo vestito più brutto. Sembrerebbe un gilet semplice di jeans, ma in realtà guardate cosa c'è sopra, di tutto e di più. Allora, ci sono, c'è tipo un brillocchio stranissimo, gigantesco. Guardate quanto è grande come la mia mano. Cioè, guardate qua. Non so cos'è la forma, una forma, un cuore con una V sotto, questo birlocchio, ok? Poi ha una catena lunghissima, tipo catena di cane, guardate qui, e poi ha tipo 1 milione di borchie attaccate qui, cioè non lo so, è bruttissimo, ragazzi. Cioè, è fighissimo, cioè, poi c'ha pure queste paillette dorate, quindi dorato e argentato, catena, cioè no, guarda, poi c'ha tutte toppe dietro, bianca, azzurra, cioè ma è bruttissimo. È troppo bello. Ma che, neanche Brenda, la Beverlys lo usava sto coso, per piacere. Cioè, anni 90, ma nemmeno. Tra fighissimo sto gira di jeans, cioè mi devi credere, io l'adoro, ma è possibile, dammelo, no. Ragazze, poi ovviamente tutti questi vestiti li butterò, farò un falò e li butterò per festeggiare questo video, Se arriviamo a 2000 mi piace, farò il falò di tutti questi vestiti. No, 2000 è poco. Se arriviamo a 5000 mi piace. No, 5000 è poco. No. Se arriviamo a 3000 mi piace, sì, farò il falò di tutti questi vestiti. Vai, questi accetto, vestiti accetto la sfida. Dai, dai, ok, mi piace. Cioè, questo è il video che tutte le persone volevano. Cioè, il video dove tu parli male di trionfo, dei miei gusti semplici. E io taccio per tutto il video, dai, vai, continua. Martorizzami. Questo, ragazzo, è un pezzo forte, introvabile in nessun negozio, solo tu potevi comprarlo. Lo amo. Pensate troppo. Che questa è finita? No, guardate quanto è lunga. Bellissimo. Si vede che cos'è? È una tuta. È una tuta tigrata. Leopardata, tigrata, zebrata. Troppo bella. Elasticizzata addosso. Ce l'ho solo io. Cioè, non so quando si può mettere questa tuta. Solo a carnevale, secondo me. No, questo per uscire, perché qua poi viene tutto il bel décolleté. Poi è stretta, fasciante. Sopra ci va un bello stivale nero sul ginocchio. E questo sopra. E la coda dietro nera. Fai tipo ferro. Gattina. C'è neanche una cubista sul cubo, se lo mette. Ma bellissimo, ma cosa vuoi? Che devi fare con sto coso? Questo non la brucio. È il primo vestito che incendierò. No, farò. Io non la brucerò. Io sì, sicuro. Dovrai passare sul mio cadavere. Al secondo posto tra i vestiti più brutti. Questo pantaloncino, carino. Un centrino, ragazze. Lo mettete sul comodino. Mettete la lampada e il libro.
Guardate quanto è carino. È troppo bellino. Guardate, un pantaloncino a centrino. Eppure questo rispecchia il tuo stile da nonnina. Ti dovrebbe piacere. Non mi piace anche affatto, questo ti ragazzi, piace. Perché guardate, è troppo. Il troppo storpia. Perché c'ha c'ha questi ricami sotto. C'ha caldo, sta caldo. Sì, perché tutto questo cattivo gusto vabbè. Ti fa sudare. Sì, mi fa sudare, ragazzi, è brutto comunque. Cioè, magari mettila alla rovescia, guardate, allora. Alla rovescia, guardate com'è più carino. È blu con i bordini finali ricamati. È carino così, invece, così è proprio il centrino della nonna. Questo è proprio quindi il centrino della nonna. Guarda, non sono la nonna, sono semplice, ma no nonna. Guardate quanto è brutto. Nemmeno la mia nonna lo mette. È bruttissimo, raga, no, no. Ma te lo sei mai visto sta cosa? Sì. Non credo, raga. Una volta mettilo, questo però, è. Però lo metto in casa. Ecco. Quando lavi a terra te lo metti, è molto comodo. Carino, sì, sì. Mi piace troppo. Abbiamo finito questo video Instagram. Al primo posto. Ma questa è la mia preferita. Ragazze, una non maglia stupenda. Bella. Fosforescente. Ecco, ma bella, è troppo, cioè, ragazzi, bella. Io l'adoro, è bellissima. Bruttissima, ragazze. Bruttissima, perché bella, a parte il fatto che leopardati odio il leopardato, vabbè, ma un arancione non so se si capisce dalla rovescia, forse perciò mi piace sì. Sta la rovescia, ecco, sì. Vedi che alla dritta c'è anche una bella cosa, ah, brillantina da sopra, cioè non solo c'è questa fantasia, poi c'è anche una scritta enorme nera brillantinata, bella. Ma guardate, c'è un arancione fluo che acceca, ti acceca gli occhi. Cioè, questa è una delle mie t-shirt preferite in assoluto, cioè, ragazzi, è bruttissima, non lo so, guarda, io penso che questa è la più brutta in assoluto. Assoluto. È kitsch. No, invece è bellissimo, capisci? Poi metto di salto l'abbronzatura. No. Adesso mi è venuta moglie di mettermela. Al prossimo Madonna, video me la metto. Ma ragazze, ma no, faremo il falò, quindi non la potrei mettere. No, io questa non la brucerò. No, ragazze, questa è la più brutta in assoluto. È il vestito più brutto, ragazze. Voi siete d'accordo? La maglietta fosforescente. Allora, ragazze, diteci nei commenti quali fra queste cose secondo voi è la cosa più brutta. E mettete mi piace, così eliminerò tutti questi vestiti. E fateci sapere anche, ragazze, nei commenti. Se volete un video in cui faccio vedere le 5 cose più brutte dall'armadio di Densia Mara, vi farò vedere tutte le sue cose da nonnina, squallide, tristine, sono belle, le cose brutte e semplici, tutte maglie bianche, tutte consiglio questa cosa, allora che devi fare con questa? La zucca, ecco cosa devi fare, la zucca d'Halloween. Vi farò vedere tutti i vestiti da sola di Densia Mara, mi raccomando. Mettete mi piace a questo video e così facciamo il falò. No. I nostri mi piace sono sempre molto molto speciali per noi, valgono tantissimo. Speriamo che questo video vi abbia regalato un sorriso, vi abbia fatto compagnia, ragazze. Vi mandiamo un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Da Carità Dolce, Nancy Amara. Cattiva. Ciao. In questo video sei stata cattiva. No, sono stata brava e realista.